The USA, il disco capolavoro di Bruce Springsteen, è uno degli album più famosi della storia del rock. Ce ne parla Emiliano Condò. L'album è la canzone che ti sfuggono di mano, ti portano altrove, ti consegnano alla storia. Non che Bruce Springsteen fosse uno sconosciuto, ma quel disco è la svolta, il salto, la vertigine. Born in the USA, tra le canzoni più cantate e fraintese della storia del rock. Springsteen la scrisse con in mente le difficoltà dei reduci del Vietnam, ma tra bandiere in copertina e sintetizzatori sembrò altro a Ronald Reagan e il boss non la prese benissimo, perché come ha detto più volte, il brano era una critica proprio a quella visione di America. In the USA è molto altro, è il disco del fuoco, della gloria dei giorni passati, della danza nell'oscurità. Il disco che intercetta lo spirito di un'epoca, suona anni 80 e degli anni 80 canta le inquietudini. E ora che sono passati 40 anni, Springsteen ci ha fatto pace. Lui che non era interessato a essere famoso, ma a essere grande sì, si è ritrovato a essere entrambe le cose. E ora